In questo momento di crisi sanitaria, noi pazienti cronici affetti da sindrome fibromialgica abbiamo vissuto un dramma dentro il dramma. Ci siamo trovati isolati, frustrati e abbandonati. Non abbiamo avuto la possibilità di un confronto medico, non abbiamo avuto la possibilità di cambiare terapia, di avere addirittura terapia dopo la diagnosi. Se prima eravamo malati immaginari, in questo momento ci siamo ritrovati a non essere anche più considerati come malati. Dobbiamo fare qualcosa. AISFODV deve fare qualcosa come fornendo un'app di monitoraggio, un'applicazione che vuole essere un ponte di comunicazione tra i pazienti e i medici, in modo da potergli fornire un aiuto, un supporto, una relazione, un confronto.